Buonasera e benvenuti in questa nuova serie su Pokémon Blu. Esattamente, siamo partiti dall'inizio, dal primo gioco Pokémon rilasciato, ovvero avremmo potuto scegliere tra Pokémon Blu e Pokémon Rosso. Se non sbaglio anche Pokémon Verde, ma quello dovrebbe essere esclusivo giapponese, se non ricordo male. E, beh, che dire, iniziamo questo videogioco. Dai, Pokémon versione blu. Nuovo gioco, anzi andiamo prima a vedere le opzioni. Velocità di testo mettiamo 3, poi le animazioni mettiamo sì, stile lotta mettiamo scegli e facciamo esci. Vai, nuovo gioco. Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak, però la gente mi chiama professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni i Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Però prima dimmi come ti chiami. Beh, diciamo come mi chiamiamo, no? Non mi chiamo né Blu, né Gary, né Pippo, non si sa bene per quale motivo ci sia Pippo. Mi chiamo Glacial. E nel frattempo vi dico anche che non ho mai giocato a Pokémon Blu, né Rosso. È una sorta di semi-blind run. Il primo Pokémon che ho giocato è il remake di questi, Pokémon Rosso Fuoco. Bene, il tuo nome è Glacial. Quindi per me sarà una sorta di semi-blind run più o meno. Questo è mio nipote. È stato tuo rivale fin da quando eri bimbo. Potresti ricordarmi come si chiama la leggendaria amnesia del professor Oak? Lui lo farei chiamare, dato che siamo su Blu, Rosso. Dai. Ah, sì, ora ricordo, si chiama Rosso. Va bene. Glacial, la tua leggenda nel mondo Pokémon sta per iniziare. La mia leggenda, addirittura non la mia avventura, eh? Ti aspetta un mondo di sogni e avventure con i Pokémon. Andiamo! Eccoci qui, il leggendario inizio di Pokémon. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace se gradite l'idea di fare una bella serie che parte dall'inizio di Pokémon e arrivi fino alle ultime generazioni. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, se lo avete giocati da bambini, se ve lo siete recuperati più avanti, fatemelo sapere, e di iscrivervi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi video. Allora, andiamo nel nostro PC, ritiriamo gli strumenti e prendiamoci l'iconica Orme a Pozione che troviamo nel deposito, nel nostro deposito. Possiamo dormire, possiamo interagire? No. Qui? Glacial sta giocando a Super Nintendo, bene! Andiamo, c'era il Super Nintendo all'epoca. Ok. Qua non possiamo interagire e quindi scendiamo dalle scalette. Il primo gioco Pokémon era, la prima generazione era di una. Era un po' acerbo, era molto acerbo. C'è un film in TV. Quattro ragazzi camminano sui binari. Oddio, film horror? Ora però è meglio che vada. Magari vengono tipo disintegrati dal treno. Pieno zeppo di libri Pokémon. Ecco, non sarà una speedrun questo gameplay, eh? Ascolta, prima o poi tutti i giovani vanno via di casa. Lo dice anche la TV, e se lo dice la TV, ovviamente ha ragione, no? Il nostro vicino, il professor Oak, ti sta cercando. Ok. Stavo per dirvi, appunto, che non sarà una speedrun questo gameplay. Mi prenderò il mio tempo per giocarmelo, esplorare bene il gioco, e chissà, forse completare anche il Pokédex, vedremo. Almeno al massimo delle nostre possibilità. Casa di Glacial. Abbiamo gli NPC che spariscono e ricompaiono. Salve, anch'io allevo i Pokémon. Così quando saranno forti mi proteggeranno. Va bene? Questa invece è casa di Rosso, immagino, sì. Entriamo. Salve, ciao Glacial. Rosso è al laboratorio del nonno. Va bene? Tu sei quindi Margie, se non sbaglio, sua sorella. È una mappa enorme e utile. Ce la darai dopo, immagino. Sì, non ho la benché minima idea di dove possano essere gli strumenti invisibili, non so nemmeno se ci siano gli strumenti invisibili in prima generazione, a dirvi la verità. Laboratorio del professor Oak. La tecnologia è incredibile. Ora col PC puoi depositare e prelevare Pokémon e strumenti, come fossero dei dati. Ok. Credo di aver esplorato tutta Biancavilla. Andiamo nell'erba alta, quindi. Ehi, aspetta, non andare. Ecco che spawna il professor Oak. È pericoloso, nell'erba alta vivono Pokémon selvatici. Oh no!
Stai parlando dei temibili Rattata a livello 2 e PG a livello 2? Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me. Seguimi. Ecco, un vecchietto che a caso, mentre sei nell'erba alta, ti dice fidati di me, seguimi, non è proprio il massimo, diciamoci la verità. Nonno, non ne posso più di aspettare. Incazzato, Rosso? Rosso? Fammi pensare. Ah, ora ricordo, ti ho chiamato io. Un momento, sì, amnesia totale, non solo per i nomi. Guarda, Glacial, ci sono tre Pokémon qui. Cosa ridi? Sono dentro le Pokéball. Da giovane ero un allenatore di Pokémon davvero in gamba. Ora che sono vecchio, me ne sono rimasti solo tre, ma puoi sceglierne uno. Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza, Rosso. Ce n'è uno anche per te. Sì, infatti tu sceglierai dopo e mi prenderai quello super efficace. Stronzone. Ehi, non ho tutta questa fretta io. Scegli pure prima tu, Glacial. Sì, infatti, scegli pure prima tu. Non ho tanta fretta. Prima le signore, sempre la stessa cosa. Allora, vediamo un po' chi c'è qui. Charmander, o Charmander. Pokémon lucertola. Ama i luoghi caldi. Si dice che quando piove riesca a vapore dalla punta della coda. Sì, perché si spegne. Muore se si spegne, in realtà. Allora, Squirtle, tartarughina. Dopo la nascita, la schiena gli si trasforma in una conchiglia. Sputa potente schiuma dalla bocca. Allora, vuoi Squirtle, il Pokémon d'acqua? Oppure Bulbasaur? Pokémon seme. Un seme raro gli è stato piantato sulla schiena, alla nascita. La pianta sboccia e cresce con lui. Allora, vuoi Bulbasaur, il Pokémon d'erba? No. Allora, chi sceglieremo noi? Allora, andiamo a scaltare subito Charmander. È la scelta più ovvia, la scelta che da bambini facevano quasi tutti, ma io non avevo scelto Charmander da bambino. Quindi, chi mi rimane tra Bulbasaur e Squirtle? Mi rimane Squirtle. Voglio lui. Da bambino io scelsi Squirtle come mio starter, e quindi direi di ripetere la scelta e prendere Squirtle. Per di più io sono il tipo di giocatore che non dà soprannomi ai Pokémon, a meno che stia facendo challenge particolari come la Nuzlocke. Ma questa ovviamente non è una Nuzlocke. E mi prende questo. Ecco che Rosso riceve Bulbasauro. Quindi ora, se ti imbatti in un Pokémon selvatico, puoi fare lottare il tuo contro di lui. Wow, che grande consiglio. Eccolo che arriva Rosso. Proviamo i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfido. Ok. Sapete che non ricordo nemmeno se ci fossero le nature nella prima generazione di Pokémon? La prima generazione è estremamente acerba, ragazzi, è estremamente acerba, ma lo vedrete. Io ho giocato a Pokémon Cristallo, ma mai a un Pokémon rosso o blu. Allora, andiamo prima di colpo coda. Abbassiamogli la difesa. E lui usa ruggito, quindi è come se non avessimo fatto nulla. Perfetto. Andiamo di azione, allora. Lui usa di nuovo ruggito, mannaggia. Tra l'altro siamo in speed tie perché colpiamo una volta per uno. Per primi. Oh, lui continua ad abbassarmi l'attacco, Io continuo ad abbassargli la difesa, frega niente. Guardalo! Oh, finalmente ha fallito. E niente, me lo fa comunque. È assurda sta cosa. Oh, basta usare ruggito, stronzone. Oh, finalmente usa azione. E possiamo andare di azione anche noi. Non gli facciamo danno comunque. Oh, fallisce di nuovo anche il suo ruggito. Ma tra l'altro, in prima generazione ruggito può fallire, eh? Oppure fallisce perché mi ha già diminuito l'attacco a meno 6, tipo. E mi ha fatto pure un brutto colpo, eh? Segnatelo, che sono già in debito di un brutto colpo. Ok, abbiamo battuto Bulbasaur. E saremo a livello 6. In caso avremmo avuto anche la pozione, da usare. Allora, attacco 12, difesa 13, velocità 11 e speciali 11. Esattamente, perché nella prima generazione, in caso non lo sapeste, non ci sono attacco speciale e difesa speciale. Ma quella statistica era aggruppata in una sola chiamata speciali. Quindi, se uno sale in speciali, in realtà sale sia in attacco speciale che in difesa speciale. Cosa? Non può essere. Era il Pokémon sbagliato. Glacial vince 175 Pokédollari. Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. Glacial, nonno, ci vediamo dopo. Va bene? Adios. Parliamo agli assistenti.
Sono l'assistente del professor Oak e anch'io studio Pokémon. Wow, grazie, che dialogo profondo. Il professor Oak è un'autorità in fatto di Pokémon. È molto stimato dagli allenatori di Pokémon. Ok? Sono l'assistente del professor Oak e anch'io studio i Pokémon. Ma siete scemi? Vabbè. Allora. Guardate, se non sbaglio qui c'è anche una sorta di dialogo segreto. C'è un messaggio email qui. Avviso a tutti gli allenatori di Pokémon. Il consiglio degli allenatori della Lega Pokémon è pronto ad accogliere tutti. Portate i vostri Pokémon migliori e scoprirete il vostro punteggio come allenatori. Sede centrale Lega Pokémon Alto Piano Blu. PS, professor Oak, per favore, venga da noi. Ecco perché il professor Oak alla fine della storia verrà alla Lega Pokémon, che sembra un po' così a caso, in realtà gliel'hanno chiesto loro. Ecco fatto, ora possiamo andare, immagino, dalla sorellina di... anzi, sorellona di Gary. Ciao Glacial, Rosso è al laboratorio del nonno. Come, scusa? Non ci dai ancora la mappa, infamella? Andiamo a farci curare il Pokémon da nostra madre? Glacial, dovresti riposarti un po', vai. Riposiamoci per bene. In realtà non eravamo andati a chiedere la mappa alla sorella di Gary, ma a chiedere qualcos'altro. Però in un gioco per bambini non possono farlo vedere, ovviamente. Eccoci nel primo percorso. Ciao, lavoro in un Pokémon Market. Abbiamo prezzi buoni. Vieni a trovarci a Smeraldopoli. Tieni, ti do un campioncino. Ecco qua. E abbiamo la pozione. Un'altra pozione, a dire la verità. Non stiamo incontrando Pokémon selvatici? Ok. Salve. Vedi quei cespugli lungo la strada? Fa un po' paura, ma li puoi saltare. Così puoi tornare a Biancavilla più rapidamente. Ok, nella prima generazione erano cespugli, non recinti. Tanto non abbiamo incontrato Pokémon selvatici, eh? Zero proprio. Salve. Troverai un centro Pokémon in ogni città. Sono tutti gratis, ok? I centri Pokémon ricaricano i tuoi Pokémon stanchi, feriti o esausti. Se praticamente i tutorial te li facevano i personaggi del gioco, devi parlargli. Si può usare il PC là nell'angolo, me l'hanno detto alla reception. Che gentile. Oh, che gentile. Ok, benvenuto al centro Pokémon. Rimettiamo insieme il tuo Pokémon. Vuoi che guariamo anche i tuoi? Certamente. Perché non dovreste guarire i miei? C'erano la lebbra, scusami. Ok. Abbiamo curato anche i nostri Pokémon qui. Tu cosa vuoi? Benvenuto al club via cavo. Attenzione, il club via cavo. Stiamo allestendo quest'area. Un po' di pazienza. Oh, si stanno allestendo l'area. Un po' di pazienza, no? Beh, direi di andare al Pokémon Market perché sappiamo quello che dobbiamo fare qui, in teoria. Vuoi informazioni sui due tipi di Pokémon bruco? Ma certo che sì. Caterpie non ha veleno, Weedle però sì. Attenzione alla sua veleno spina. Grazie per queste informazioni molto utili, caro ragazzino. Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? Sì, ma stai calmo, scusa, poi come fai a saperlo? E conosci il professor Oak, vero? Beh, ci sono due persone a Biancavilla, vuoi che non conosca il professor Oak? È arrivato quello che aspettava. Glielo puoi portare tu? Glacial riceve il pacco per Oak. Ok, già che non abbiamo scritto il pacco di Oak, perlomeno è una cosa già più interessante. Mi dispiace, ho esaurito le pozioni. Ah, questo era quello che ci dava la pozione omaggio. Qui si vendono molti antidoti. Beh, per il veleno del Pokémon del Bosco Smeraldo, ovviamente. Andiamo qua su. Questa è la scuola per allenatori, giusto? Sì. Sto cercando di memorizzare tutti gli appunti. Guarda il quaderno, pagina 1. Le Pokéball servono per catturare il Pokémon. Si possono portare fino a 6 Pokémon. L'allenatore è chi le addestra e fa lottare i suoi Pokémon. Girare pagina? Sì. Pagina 2. È dura catturare i Pokémon sani, meglio prima indebolirli. Scottature, veleno e altre armi sono molto efficaci. Girare pagina? Sì. Pagina 3. Ogni allenatore di Pokémon ne cerca altri con cui lottare. Le lotte con i Pokémon sono sempre in corso nelle palestre. Pagina 5. Sì, girano la pagina. Pagina 4. Lo scopo di tutti gli allenatori è battere gli 8 capopalestra migliori. Solo così potrai sfidare i Super 4 della Lega Pokémon. Ehi, spingi appunti? Ci ha messo un po' a capirlo, cara ragazza. Va bene, leggi molto attentamente la lavagna. Leggiamo la lavagna. La lavagna indica i cambiamenti di stato dei Pokémon durante le lotte. Dormi, questo penso sia dormi.
Un Pokémon non può attaccare se sta dormendo. I Pokémon continuano a dormire anche dopo la lotta. Usa la sveglia per svegliarli. Sveglia con un Incapsulock. Bruciatura, vediamo un po'. Le scottature riducono potenza e velocità, oltre a causare danni progressivi. Ok, quindi la scottatura non solo causa danno, non solo diminuisce l'attacco, ma diminuisce anche la velocità. Questa cosa non la ricordavo. Le scottature persistono anche dopo la lotta. Ok, il rimedio adatto è l'antiscottatura. Veleno, questo è classico, perdono continuamente energia e il veleno rimane nel loro corpo dopo la lotta. Usa un antidoto per curarlo. Gelo. Se congelati, i Pokémon saranno immobilizzati. Rimarranno congelati anche dopo la lotta. Usa l'antigelo per scongelarle. Sì, come sulle macchine praticamente. Che capitolo vuoi leggere? Paralisi. La paralisi può annullare certe mosse. La paralisi permane anche dopo la lotta. Usa l'antiparalisi per curarla. Beh, abbastanza chiaro tutto. Non mi ricordavo della scottatura che diminuiva anche la velocità, in realtà. Interessante. Nella cintura hai delle Pokéball. Hai dei Pokémon. È grande poter portare e usare Pokémon sempre e dovunque. Sì, è proprio grande. Ma qui dietro ci dovrebbe essere uno strumento, no? Andiamo a vedere. Non c'è uno strumento. È invisibile? Nope. Ah, l'ho trovato nell'albero. Ok, quindi in teoria ci sono strumenti invisibili. Ma forse non a terra, ma in altri oggetti. Al di là ci sarà, immagino, il rivale da sfidare di nuovo. A meno che sia una cosa che hanno inserito nei remake e basta. Quindi direi di tornare a Biancavilla e non prendere le scorciatoie, ma cercare di incontrare anche qualche Pokémon selvatico per allenare un po' il nostro Squirtle, no? PG selvatico a livello 3. Ok, beh, andiamo di azione. Non è che ci sia molto da fare qua. Raffica. Buono, la difesa del nostro Squirtle regge. Tra l'altro PG, se non sbaglio, è solo Raffica in questa generazione. Ecco, qui sarebbe perfetto da catturare, ma non abbiamo la possibilità di farlo ancora. 23 per Squirtle, punti esperienza. Altro Pokémon subito, ecco, tutti quelli che non abbiamo incontrato prima ci stanno uscendo ora. Un Rattata. Livello 3. Ecco, Rattata dovrebbe avere un attacco già molto più alto di quello di PG, anche se siamo a livello 3, quindi non è che la differenza si senta poi tanto, eh. Ok, ci diminuisce la difesa, attenzione. Sperando che lui ci faccia un altro colpo coda, buono. Così forse riusciamo a batterlo senza subire danni. Perfetto, sì. Altri 24 punti per Squirtle e sale a livello 7. Non ci ha fatto vedere come si modificano le statistiche, o sbaglio? O l'ho saltato io per sbaglio quella schermata? Ok, non abbiamo incontrato di nuovo nessun Pokémon. Salve, professor Oak. Eccoci qui, ho il suo pacco. Come sta il mio vecchio Pokémon? Beh, sembri piacergli molto, grazie. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Cosa? Hai qualcosa per me? Glacier consegna il pacco per Oak. Ah, la Pokéball speciale che ho ordinato. Grazie. Che Pokéball speciale ho ordinato, scusami? Nonno! Ecco che arriva anche Rosso. Perché mi hai fatto venire? In che senso, Rosso? Ah sì, devo chiedervi un grosso favore. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o presi. È una specie di enciclopedia. O enciclopedia. Glacial e Rosso, portate questi con voi. Ok, Glacial riceve il Pokédex da Oak. Per realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo. Era questo il mio grande sogno. Ma sono troppo vecchi ormai. Allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. Perfetto, nonno, lascia fare a me. Glacial, mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te. So come fare. Prenderò la mappa della città di mia sorella, ok? Le dirò di non prestartela, Glacial. Che fame questo rosso, eh? Beh, mi piacciono però i rivali così stronzi. Ogni Pokémon del mondo aspetta te, Glacial. Ok, qui c'è qualcosa? Sì. Ah, premi Start per aprire il menu e premi Select. No, l'opzione Salva è sullo schermo del menu. Ok, con gli oggetti che scompaiono e ricompaiono in continuazione. Allora, andiamo a prendere la mappa città.
dalla sorellona di Gary. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore. Tieni, ti sarà d'aiuto. Ottimo, mappa città presa. Usa la mappa delle città per vedere dove sei. Grazie. Anche se purtroppo, per fortuna, questo gioco lo conosco a memoria a livello di geografia. Almeno lo conosco il suo remake. Glacial, dovresti riposarti un po', sì, curiamoci Pokémon. Ok, ora abbiamo uno Squirtle al livello 7. Abbiamo la mappa città e il professor Oak non ci ha consegnato delle Pokéball, non so se avete notato. Dobbiamo andare a spendere noi dei soldi di nostra dalle nostre tasche proprio per catturare dei Pokémon all'inizio. Okay, altro Pokémon, Pidgeotto, Pidge. A livello 2, quindi non mi darà nemmeno molti punti esperienza. Beh, ti uccido comunque, eh. Addio, Pidge. Tra l'altro mi sa che serviranno addirittura tre colpi per uccidere questo Pidge. Beh, d'altronde Squirtle è un Pokémon più difensivo, quindi ci sta che non abbia un attacco molto elevato. Vai, disintegriamo questo uccellino. E andiamo avanti. Andiamo a prendere delle Pokéball. Ecco, non velocizzerò. Una cosa che non voglio fare in questo tipo di gameplay è velocizzare l'emulatore. Perché non credo che sia una cosa bella da vedere, prima di tutto. E voglio cercare di vivermi un gioco un po' alla vecchia maniera, cioè con calma, senza dover andare per forza di fretta in continuazione a fare le speedrun, a completare il Pokédex immediatamente, a dover fare le challenge, a prendere i Pokémon più forti, cioè prendere un po' quello che mi pare. Ovviamente suggerimenti nei commenti sono più che graditi. Allora, prendiamoci 5 Pokéball, quello che avrebbe dovuto regalarci il professor Oak, infame, Tyrkio. Poi, l'antidoto non dovrebbe essere male prenderne almeno uno, per sicurezza. Antisparalisi, antiscottatura, per adesso no. Ok, andiamo a vedere se posso catturare un Pokémon ora, eh. Andiamo a vedere da questa parte però, andiamo in quest'altro percorso, che nel remake in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia qui possiamo trovare Mankey, anche, e Spearow. Vediamo che cosa possiamo trovare, se è la stessa cosa oppure ci sono Pokémon diversi. Ovviamente se troviamo un Pidgey, oh, cosa? Un Nidoran? Femmina? Ok, a livello 2. Tra l'altro se non sbaglio in questo Pokémon, in questa generazione non ci sono nemmeno le abilità dei Pokémon. Quindi non c'è pericolo nel colpire Nidoran, non può avere veleno punto. Allora, però sapete, Nidoran a livello 2 non lo catturo perché dopo diventa un po' troppo difficile allenarlo. Quindi cerchiamo un po' dei Pokémon di livelli un po' più alti. Tipo Rattata a livello 2, niente. Un altro Rattata a livello 2 che andremo a battere. Il nostro Squirtle finché non ci arriva a livello 10 comunque lo alleniamo tranquillamente. Anche perché dovrebbe imparare perlomeno un attacco di tipo acqua prima o poi. Così da essere più utile. Dovrebbe esserci la stab. C'è la stab in questa generazione, eh? Il fatto che una mossa faccia più danno se. Ok, Nidoran a livello 3 è già meglio. Vediamo se riusciamo a catturare lui. O meglio lei, tecnicamente è una Nidoran femmina. Vai, azione. Allora, non dovrebbe morire, non voglio sprecare Pokéball, quindi in caso morisse, amen. Ok, non muore. Proviamo a catturare i Nidoran femmina. No, non Pokémon. Strumenti. Pokéball. Facciamo che le Pokéball però me le metto sopra a tutto. Ecco fatto. Dovrebbe entrare, in teoria dovrebbe entrare. Cosa? Cioè, mi ha fatto sprecare 200 Pokédollari quando sono povero come la merda. Ok, preso. Ma tra l'altro ho fatto solo due ondeggi, sbaglio? Due tick. Aggiornamento Pokédex per Nidoran. Vediamo un po'. Sebbene piccolo, i suoi baffi velenosi sono molto pericolosi. La femmina ha corna più minute. Ok, vuoi dare un soprannome a Nidoran femmina? No. Vediamo se ci sono altri Pokémon qui, eh. Trovato un bel Nidoran femmina. Un Rattata a livello 3. Beh, possiamo provare a catturare lui, dato che non sembrano uscirci Pokémon a livello 4 o 5. A questo punto catturiamo lui. Ecco, vorrei prendere un Pidgey, a dire la verità, eh. Ecco che fallisce l'attacco. Squirtle, il primo attacco fallito del walkthrough.
Ok, è arrivato a vita. Non posso dire vita rossa perché non cambia assolutamente il colore della vita in questa prima generazione. Però ha poca vita, dovremmo riuscire a catturarlo. Ok, praticamente è facile, fa 3 tick, poi però non esce al terzo, a quanto pare. Quando attacca morde tutto. Piccolo e veloce, si vede comunemente in molti luoghi. Ok, abbiamo catturato anche il Pokémon comune. Ora a me mancherebbe un PJ perché vorrei portare lui avanti come Pokémon di tipo volante. Un altro Nidoran femmina a livello 2. Facciamo fuga, dai. Andiamo a cercare Fiji nell'altro percorso, che qui non sembra uscire. Eccoci a Smeraldopoli di nuovo. Poi, comunque, io ho detto che non velocizzo, ma tagliare posso tagliare, il video. Quello non è un problema. Cioè, se dovesse essere una parte troppo tediosa, di ricerca di un Pokémon specifico, oppure dovessi tornare a curarmi Pokémon, così quelle cose lì le posso tagliare. Allora, Rattata livello 3, vai, battiamolo un po'. Ci servono un po' di punti esperienza, eh. Colpo coda, che va a spostare tutto lo schermo. Vai, azione. Buono. Squirtle a livello 8. Non impara qualcosa, una mossa di tipo acqua? Allora, attacco 15, difesa 16, velocità 14, speciali 13. Ok, una bolla. Va bene. Cerchiamo un altro Pokémon, dai. Può uscire un Pidgey almeno a livello 3? Un Pidgey, vediamo che livello. 3, dai, catturiamo lui. Catturiamo il Pidgey. Usiamo bolla. Oddio, che animazione. Ah, brutto colpo gli abbiamo fatto. Cala la velocità. Va bene. Raffica, non ci fa quasi nulla. Vai, andiamo con la nostra Pokéball. E direi che ci potremmo ritenere soddisfatti per le catture in questo percorso, eh. Beh, nel primo percorso sicuramente abbiamo preso Pidgeotto, che sono, immagino, gli unici Pokémon che possiamo trovare qui. Molto comune in boschi e foreste. Sbatte le ali a livello del suolo per raccogliere sabbia accecante. Ok, per raccogliere tra l'altro sabbia accecante. Ok, bene, abbiamo preso anche il nostro PG. E che penso sia quello che per adesso mi porto avanti come Pokémon da allenare, diciamo. Gli altri li ho presi per fare un po' di colore alla squadra. Per dare un po' di colore alla squadra, per avere comunque anche dei Pokémon di riserva in caso da mandare come sacrificio o altro. La città di Smeraldopoli dovrei averla esplorata tutta, tranne questo tizio qui, per cui mi serve taglio. E basta, credo, no? Ah no, qui sopra c'è ancora qualcosa. Guardate qua. Beh, giustamente c'è anche la palestra, c'è tutto quanto. Salve. Anche mio papà piacciono molto i Pokémon. Ok. Inventare nuovi soprannomi è divertente, ma anche difficile. I nomi semplici sono più facili da ricordare. Va bene? E tu hai chiamato Spiro o Spiri, cioè voglio dire, non hai molta fantasia. Salve. Quando vado a fare spese a Plumbeopoli, devo percorrere il sentiero tortuoso del Bosco Smeraldo. Tutto attaccato tra l'altro Bosco Smeraldo. Salve. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Certo che puoi passare. Sei di fretta? Sì. Il tempo è denaro. Veloce allora. E se gli diciamo di no, cosa ci fa il tutorial della cattura? Vedo che hai un Pokédex. Quando prendi un Pokémon, il tuo Pokédex sarà automaticamente aggiornato. Cosa? Non sai come catturare i Pokémon? Ti insegnerò io. Ok, sì, ci fa il tutorial della cattura, però ci chiede perlomeno se siamo di fretta. Mentre se non sbaglio, negli altri giochi Pokémon, anche nel remake, il tutorial della cattura viene fatto automaticamente. Tra l'altro questo vecchietto ha 50 Pokéball. Ma sei ricco? Poi vabbè, lui lo cattura senza nemmeno indebolirlo. Cioè, sai che tutorial della cattura è incredibile che fa. Innanzitutto devi indebolire il Pokémon nemico, cosa che io non ho fatto. Va bene, c'è cioè l'unica raccomandazione che ci ha detto, in realtà, cioè lui non l'ha fatta, quindi va bene. Questa palestra Pokémon è sempre chiusa. Mi domando chi ne sia il capo. Palestra Pokémon di Smeraldopoli. E niente, oh, ci arriveremo alla fine qui ovviamente. Questa sarà l'ultima palestra. E tecnicamente il capo palestra dovrebbe essere Giovanni del Team Rocket. Proseguiamo. Ecco che cambia anche la musichetta.
Eccoci qui. E prima di andare però nel Bosco Smeraldo, direi che il video può finire qui. È stata una bella prima parte, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!